condanna che ha subito. E invece il presidente in pompa magna, che verrà ricevuto in pompa magna al Quirinale, che è stata condannata, non solo viene ricevuto in pompa magna al Quirinale, ma non viene disattesa la legge Severino, che dice che non possono frequentare le nostre istituzioni chi è stato condannato in maniera definitiva. Contro il fatto che un personaggio come Berlusconi Bello. E tra l'altro, dando vita alla proposta di un nuovo governo senza che si sia sentita una sola parola su quale sarà il programma di questo stesso governo. Noi siamo all'opposizione, ma la nostra sarà una opposizione responsabile, come sempre è stata. Abbiamo detto al Presidente della Repubblica che siamo animati da buona volontà, ma che è incerto l'esito, non siamo in grado di assicurare il lieto fine, perché vogliamo vederci chiaro, vedere chiaro fino in fondo sulla composizione di una coalizione che non può virare a sinistra e su programmi che devono essere molto concreti e dai quali con estremo nitore si deve vedere il tratto di penna del centrodestra, del nuovo centrodestra. Bene, voi avete finito il vostro lavoro e io il mio. Ho ritenuto di dover dare la massima rapidità alle consultazioni, proprio perché poi ci sia spazio e serenità per il lavoro successivo di chi avrà l'incarico di formare il governo e avrà bisogno di tutto il tempo necessario per le consultazioni, gli approfondimenti e le intese. È stata una giornata per me interessante, ricca di stimoli e di indicazioni che naturalmente è mio compito trasmettere nel momento in cui darò l'incarico a chi dovrà poi lavorare alla formazione del nuovo governo. Grazie. Grazie Presidente. Grazie, Presidente.